E buongiorno di nuovo a tutti, anche se siete molto pochi per ora a guardare i miei filmati, ma io persevero. Oggi vi voglio presentare i Moon. Moon era il cognome della moglie di Simone, allora per non avere troppi new in giro ho lasciato il nome della moglie di Simone. Qui saremo con Anna, Giulia, Bethany, che è la vampiretta, e sua sorella Cassandra, che è figlia del vampiro Eugenio Montserrat, ma non è venuta fuori vampira, è nata umana. E andiamo proprio da loro, a fra pochissimo. Eccoci alla casa, la vecchia casa del sale. Come potete vedere, non l'ho cambiata esternamente perché è troppo bella, è veramente bellissima questa casa, però ho fatto delle, a mio parere, migliorie per quello che serve al mio gioco, all'economia del mio gioco. Ho fatto delle migliorie. Questa bella terrazza alla quale prima non si poteva in nessun modo accedere è diventata una terrazza con scala esterna dove possono cenare o pranzare con le grigliate. E poi vi farò vedere gli altri cambiamenti mano a mano che procediamo col gioco. Qui dunque ci abitano le sorelle di Silvia e di Simone, che sono, eccole qua, come vedete, Simone era il fratello maggiore di Anna e di Giulia e fratello di Silvia e poi fratellastro di Anthony. E quindi tutti dicono che questa è una quinta generazione. No, è una quarta generazione in realtà, però lei ce ne ha cinque, perciò io mi mantengo su quelle cinque lì. Ok, Simone era sposato con Elena Moon, giornalista, però sono entrambi deceduti. Allora andiamo a vedere. Lei è Cassandra, la sorella minore di Bethany. Che cosa ha Bethany che non va? Vediamo subito che, come vedete, è una vampiretta. Si sta rilassando, è disturbata perché ha bisogno di videogiochi. E andiamo a fare i videogiochi. Vieni qui col tablet. Metti nell'inventario e poi ti ci faccio giocare, però forse col tablet tu sei un po' troppo grandicella col tablet per bebè. Vieni qui a giocare un po' coi videogiochi, gioca una partita, gioca attacco aritmetico. Cassandra come sta? Cassandra, che è sempre la figlia di Eugenio Montserrat, un vampiro, è umana. Non è nata vampira perché, perché qui siamo tutti sullo stop. Cassandra mi sembra che stia abbastanza bene. Questa è Anna. Anna è gemella di Giulia. Aspettate che avevo tolto l'autonomia ai Sims perché modalità di gioco. Dovevo fare delle foto, delle cose e quindi sì, ho dovuto togliere l'autonomia. Ecco qua, Anna che è una mixologa e deve andare al lavoro, maestra delle bevande, quindi è a un livello. Devi andare, Gioia, non puoi startene a casa, anche se non hai mixato le bevande, te ne devi andare. Lo so che arrivi sempre col sonno tu, che poi fai tardi col lavoro e hai sempre sonno. Adesso poi vi faccio vedere quando è andata al lavoro. Lei non ha mai lavorato, Giulia, perché ha tentato vari lavori, ma ogni lavoro non le piaceva, si stufava, cambiava di nuovo lavoro. Poi a un certo punto ha conosciuto Eugenio, se ne è innamorata pazzamente. Tu vieni a giocare, ma cosa fai nella sauna? Ma una bambina che fa gioca attacco aritmetico. Tu, Cassandra, hai sonno. Che ore sono? Le 22, si puoi anche andare a letto. Domani è domenica, quindi i compiti li puoi fare. Le devo cambiare la cameretta, se no va a letto nel lettino della sorella. Poi
Perché qui è la bimba che mi è cresciuta mentre io giocavo con un'altra famiglia perché avevo sbagliato a regolare una cosa sulle opzioni di gioco. Quindi facciamole un lettino normale, possiamo togliere anche questo e le facciamo un altro lettino come quello della sorella, che mettiamo qua. E un comodino come quello della sorella che mettiamo qui e ci mettiamo anche la luce sopra. Le scrivania se la divideranno le due sorelle perché adesso sinceramente di rifare tutta la cameretta anche no, la rifaremo, la rifarò magari fuori registrazione. Ecco qua, questa è la casa. Come vedete, la struttura della casa non è cambiata. Qui c'era, non c'era un bagno, o forse c'era, però non mi sembrava il caso di entrare in bagno per poi accedere al terrazzo. Quindi ho fatto tutta la scala esterna. Questa camera era una camera da letto, adesso ci dorme Giulia. Quando c'erano ancora in casa, quando erano ancora vivi Simone e Elena, qua dormivano Giulia e Anna, le due gemelle, le due sorelle, e qui ho fatto la camera per le due bimbe e il loro bagnetto. Sotto non è cambiato niente praticamente se non la mobilia, la struttura è rimasta tale e quale. Lì c'è la sala da pranzo, accendiamo un po' di luci, se no non vedete niente. Metterò in pausa il gioco così possiamo vedere con calma. Accendi questa luce. Quindi qui c'è il salotto col pianoforte, gli scacchi, la televisione, lo stereo. Qui c'è la sala da pranzo col bar, perché essendo mixologa Anna si è esercitata sempre qui. Qui ho fatto una cucina abbastanza moderna. Quando è uscito questo pack, che non mi ricordo che pack fosse, ma mi piacciono molto queste cucine, quindi ho utilizzato un po' i toni dell'azzurro in tutta la casa, azzurro e blu. E qui c'è la cucina. Qui c'era la camera da letto che è rimasta strutturalmente identica come era prima. Ho cambiato, ripeto, solo i mobili e qui ci dormivano Simone e Elena. Adesso che le sorelle stanno da sole, ci dorme Anna perché Giulia continua a dormire su vicino alle sue bambine, dove può arrivare dalle bambine. Devo togliere anche i vasi da notte e tutto, e qui c'è il bagnetto. Poi ho ricavato anche un sottosuolo, una taverna, e come vedete qui ho costruito questo muro, ho fatto delle scale e ho messo una taverna con lo sport perché Anna è fissata col movimento, con la forma fisica, infatti è qui che sta facendo ginnastica, le piace fare yoga. Poi abbiamo la sauna, Bethany è in sauna, un altro bagnetto e c'è ancora, anche qui come a casa di Daiki, c'è lo studio a casa di Madison, dove c'è lo studio di Daiki, qui c'è ancora lo studio di Simone, che anche lui era uno scienziato. Infatti lui e Daiki si erano conosciuti molto prima di lavorare come scienziati, si erano conosciuti da bambini ed erano nel club Piccoli Scienziati e si erano conosciuti da bambini, dove c'era anche appunto anche Silvia. E qua c'è invece l'angolino di Anna, che oltre ovviamente avendo preso il ramo cuoca, poi ha scelto mixologia. Però, avendo preso il ramo cuoca, ha dovuto imparare anche a cucinare, fa i dolci, inforna, eccetera. Ecco, questa qui è tutta la casa. Infatti, Anna, vi faccio vedere che ha aspirazioni. Adesso è favolosamente ricca perché io non so più che aspirazioni farle.
perché lei ha già terminato, ha già terminato questa della cucina, cibo, lei è sia regina della cucina che maestra della psicologia e ha guadagnato, poi vi farò vedere, il tratto chef della freschezza, per cui i suoi cibi non andranno mai a male nel frigorifero, quindi ha terminato due aspirazioni e adesso è alla terza. Mentre la sorella Giulia, che come vi ripeto, quando sono morti i genitori era appena adolescente e insomma era un po' ribelle, non era molto serena come ragazza, infatti ne ha combinate una più di Bertoldo, ha solo questa aspirazione da terminare. Non mi sembra di averle fatto terminare nessuna aspirazione, anche perché si è subito ha deciso di mettersi col vampiro di cui è innamoratissima, ma non c'è molta amicizia fra di loro, come vedete. Eugenio Montserrat è qua giù. Eugenio, Eugenio, dove sei? Eugenio, eccolo qua. Come vedete c'è una forte attrazione fisica, ma c'è poca amicizia, anche perché Eugenio non ama le bambine, non si interessa assolutamente alle sue figlie, proprio le ha conosciute, però non, io ero convinta, cioè nella mia storia, nel film che mi ero fatta io, perché vai a giocare con le bambole, Gioia, che devi andare in bagno e poi a dormire. Tua sorella ti ha rubato il letto. Cassandra, questo è il tuo letto, dormi qua. Io ti devo rifare il look. Allora, durante una giornata per altri versi poco interessante, un uomo incredibilmente anziano, con una barba incredibilmente lunga, entra nel bar di Anna. Sotto il braccio tiene un volume polveroso che, secondo le sue dichiarazioni, è una guida mitica alle bevande, molto desiderata da tutti i mixologi della città, ed è disposto a venderla per una cospicua somma di simoleon. Anna deve comprarla o no? Non ci pensiamo nemmeno. Anna rifiuta l'offerta del vecchio, fiutando qualcosa di strano. Una settimana dopo, un giornale riporta la notizia di un ciarlatano che vendeva finte guide ai mixologi della città. Ah, ma gli imbroglioni ci sono anche nei Sims, allora. I truffatori. Ok, brava Cassandra, sei andata nel tuo lettino, tu usa qui. Dobbiamo togliere tutte le robe da bebè perché non ci penso nemmeno a far avere un altro figlio a Giulia, non, soprattutto non con Eugenio, basta, perché appunto Eugenio non si merita di essere padre di queste due splendide bambine. Una volta che parlava con Giulia, Giulia gli ha chiesto cosa pensi di Bethany. Cassandra ancora non era nata e lui ha detto: non mi sembra particolarmente interessante. Da quel momento gliel'abbiamo giurata, sia io che Giulia abbiamo detto: ah sì, vedrai che Bethany diventerà una vampira più potente del papà, di te, noi parlavamo a lui. E si vendicherà. Dopodiché, siccome non le piace essere vampira, lei, come potete vedere, ha già il livello 15, no, 15, lei ha 14 di tradizione vampiresca, le manca pochissimo, quindi sa già preparare praticamente tutte le pozioni che le possono interessare, compresa quella di smettere di essere vampira. Però lei sarà vampira in adolescenza per diventare sempre più potente e sconfiggere il padre in una lotta, in una battaglia o non lo so, in qualche modo lei farà capire al padre che non è così poco interessante come lui la ritiene e dopodiché si berrà la sua pozione che sua madre ha già, se volesse mixarla lo potrebbe già fare, perché lei, la madre, quando le è nata Bethany, si è voluta subito informare su cosa comportasse essere un vampiro, e lei in tradizione vampiresca ha già raggiunto 15, quindi lei sa già fare tutto. Se vedete qui, se dico mixa delle beva, prepara una bevanda, lei fra le bevande c'ha già la cura del vampiro supremo,
poi ha ovviamente il marasma di plasma, ha cocktail dell'inversione di luce solare. Tutto questo perché si è ha coltivato, qui bisogna innaffiare, ha coltivato l'aglio e innaffia anche l'aconito. L'aconito, che sono fondamentali per preparare le pozioni che riguardano i vampiri. Facciamo che innaffia anche questo, innaffia qui e innaffia anche le fragole, che non c'entrano niente, ma Bethany da bambina era pazza per le fragole, le piacevano da morire e quindi se le mangiava proprio così, le raccoglieva e se le mangiava. Anna, come vi dicevo, nel suo lavoro è al nono livello. Non abbiamo fatto in tempo a mixare le bevande, arriva sempre con un sonno pazzesco, poverino, ma lei ha un gran buon carattere. Cosa c'è? Il mostro? Oh, sto mostro, che pizza però sta storia del mostro. Dai, parlaci col mostro, su, parlagli. Magari diventate anche amici, forza, parla col mostro, no, combina un pasticcio. Parla col mostro. Parla con il mostro sotto il letto. Vorrei che la piantasse sto mostro. Sempre, tutte le notti arriva il mostro. Ci disturba il sonno a tutti sto mostro. Se non ci parli, allora nebulizziamo. Lei ha finito di innaffiare? Sì, nebulizza il mostro sotto il letto. Così tu rivai a nanna. Sì, è arrivata la zia. Chiama la mamma, Gioia, chiama la mamma che la zia è distrutta. Chiama la mamma. Sta andando a nebulizzare la mamma, sì. Ok, nebulizziamo questo mostro terrificante. Dopodiché ti devi rasserenare un po', se no non puoi dormire. Abbraccia affettuosamente. Abbraccia affettuosamente, ringrazia la mamma che ti ha nebulizzato il mostro e vai a dormire. Ti basta per essere ancora tesa, sei bacino, rassicuriamo la bambina così poi può dormire. Allora, altre scelte, amichevole, rassicura, chiedi della giornata, abbraccia. Si vogliono un bene matto, ste due ragazze. No, diventate migliori amiche? No, perché lei voglio che diventi migliore amica del figlio di Sean. Perché non può dormire? Non è più spaventata? Oh, ancora. Allora vai a mangiare qualcosina, dai, poi vai a letto. Che domani, no, meno male, non c'è scuola perché è domenica. Allora butta il cibo avariato, mangiati uno di questi. Prendi un intingolo al formaggio. Lei cosa fa? Cosa ci fai nel bagno di tua figlia? Svuotami un po' qua, per favore, pulisci. E poi vai a farti la nanna. Vabbè, non sei tanto stanca, per cui possiamo aspettare. Dobbiamo togliere tutti gli aggeggi da bebè. Sì. Poi. Quindi lei sta mangiando il suo intingolo al formaggio ed è abbastanza rasserenata. Anna, perché hanno due nomi italiani laddove io metto sempre nomi stranieri? Anna e Giulia sono nate mentre io ero con un'altra famiglia e quindi quando mi sono nate è il gioco ad aver dato loro questi due nomi. Mi sono piaciuti, tutto sommato, questi nomi glieli ho lasciati. Perciò si chiamano Anna e Giulia per questo motivo. Questi due tecnici qua, che cavolo ci fanno? Cosa volete? Tu, Anna, che parli con gli estranei, ma ti sembra il caso? Mordili sul collo, Bethany! Vai, vai a dormire adesso, su, che è tardissimo. Sono le 4 di mattina, ti sembra di stare ancora in giro così a parlare con dei tecnici? Dormi. Lei sta dormendo e
Giulia la mandiamo a mangiare anche lei un qualcosa così poi dorme tranquilla. Ma no, dai, facciamola dormire quando si alza, mangerà qualcosa. Allora, vediamo Anna. Anna, come? Lei ha 10 in alta cucina, 10 in cottura al forno, 10 in cucina, 10 in mixologia. E beh, lei ha iniziato a leggere Tradizione vampiresca, ma poverina, lavora talmente tanto che non è che ha tanto tempo per leggere. Infatti vorrei portarli a Granite Falls per farli riposare un pochino tutti quanti. Farle, sono tutte donne. Quindi lei lasciamola dormire, poi dopo appena ti alzi, no, perché adesso ci sei andata di tua spontanea volontà, quindi se ti dico di mangiare ti alzi subito, ti voglio far dormire fino all'estremità. Vediamo se lavora domani, perché io vorrei mandarle a Granite Falls a riposarsi un po'. Eh sì, lei lavora lunedì, martedì, mercoledì, c'ha libero il giovedì. Ah no, che cavolo dico? Domenica lavora, fra 9 ore, ok. Però poi lunedì, martedì e mercoledì è libera, perciò andremo a Granite Falls, le bambine salteranno la scuola, sta a sentire, lei c'ha 10. Ecco, invece tu, Cassandra, che hai 7 perché l'hai appena iniziata la scuola, sarà bene che ti faccia i compiti perché altrimenti poi fai presto e non hai compiti. Va bene, allora facciamo che vai in bagno, compriamo i compiti anche per te. Usa, qua magari pulisci, no? Non possono pulire le bambine, allora facciamo pulire, vabbè, che c'hanno la cameriera, c'hanno la colf. Usa, mangiati qualcosa. Cosa c'è in frigo? Vediamo. Facciamo un pasto veloce, va? Facciamo cereali e fai un pasto veloce, un bicchiere di latte. Dopodiché aspettiamo che si sveglino tutti gli altri per andare a Granite Falls. No, dopo il lavoro di Anna. Anna, anche tu hai finito di dormire, ok, puoi mangiare. Cosa fai tu? Cosa puoi mangiare? Vediamo. Apri, vediamo cosa c'è di già pronto. Qua ci sono delle belle frittelle, wow. Prendi una porzione di frittelle. Tu potevi anche mangiare anche tu le frittelle, vabbè. Ma cosa ci fanno sti due qui? Tecnici di riparazione, perché devono stare qua fuori casa nostra a guardare dentro casa? Vediamo, paga l'affitto e tutto a posto. Poi Cassandra mi fai i compiti, che ti aiuta la mamma dopo. Ah, già dobbiamo comprarli, quindi la libreria è qua, dietro queste scale qui. Acquista libri per bambini e prendiamo i compiti delle elementari. Non so perché, è cresciuta sta bambina e non ci sono i compiti, di solito ci sono di default. Apri e mettiamoglieli nel inventario. Perfetto, adesso c'hai anche i compiti. Per cui dopo te ne vai magari fuori a fare i compiti, qui ci sono ancora i giocattoli, ma quelli possono anche restare, la casetta è tutto, basta togliere i cubi. Ok, svegliati che ti devi anche esercitare a mixare tu, forza, mangia qualcosa e poi datti alla mixologia. Prepara una bevanda, è quella che di solito è più lunga da preparare, che accontenta subito. Sono questi qui, lo speciale di Anna. Ma sì, facciamo lo speciale di Anna. Poi
Poi se non basta per concludere l'incarico, gliene faremo fare un'altra. Brava Anna, tu sei proprio brava, va? Le sue caratteristiche sono, i suoi tratti, è non flirtante, solitaria, amante dell'arte, maestra di griglie e cucine, esperta di, ecco qui, chef della freschezza, per cui non vanno mai a male, perciò non mi spiego come mai c'era da buttare il cibo avariato. Frugale, che pagano meno di bollette. A un certo punto non so mai cosa comprargli quando gli ho comprato tutte le cose che mi interessano. Frugale mi interessava, per carità, però per esempio mentore o altre, essenza del sapore che è dovuto al fatto che aveva. Ho ricevuto un regalo che mi sembra stupido, vorrei scambiarlo con un amico o restituirlo. Posso farlo? No, gioia, quel regalo era per te, mostrati riconoscente. Ok. Quindi ha parecchi tratti. E Giulia, anche lei ha qualche tratto, meno della sorella, ovviamente, una lettrice veloce che ce l'ha fin da bambina, ha i servizi gratuiti, le ho comprato a lei, segugio di spezie, questo le è venuto da sola, credo, e metabolismo elevato, per cui sarà longeva, perché è una che fa molta ginnastica. Hai finito Cassandra? No, dove stai? Dove pensi di andare? Ok, sì, leggiti pure il messaggio e poi per favore, Cassandrina bella, mi fai i compiti. No, non mangi adesso l'intingolo al formaggio, hai appena pranzato. Poi mi diventi grassa. Fai i compiti e tu, mammina, prima di mangiare, vai giù e l'aiuti a fare i compiti. Dove è andata a fare i compiti, Cassandra? Dove vai a fare i compiti? Vediamo, sulla scrivania. Molto bene, il posto giusto. Ok, tu svegliati e aiutala a fare i compiti. Così vai su di genitorialità. Aiuta a fare i compiti. Vai. Bethany, hai dormito abbastanza? No, dai, facciamoti dormire ancora questo piccolo trattino qui, poi vai a mangiare insieme a tua sorella. Vediamo Anna, ha già finito di mangiare? Sì, sta preparando le bevande. Quindi lei sta svolgendo il suo incarico al lavoro fra 5 ore, va bene, c'è tempo. Magari poi ti raccogli anche tu, così ci avrai anche tu, però. Tu non avendo letto tutti i libri dei vampiri, la ricetta per cosa non ce l'avrai, è meglio che se li raccoglie lei le cose. Ok, sta aiutando a fare i compiti, sta aiutandola a fare i compiti. E poi no, partiamo un accidenti, mi dimentico sempre che Anna fra 5 ore va al lavoro, però potrebbe partire lei con le due bimbe, ma no, ce la voglio portare anche Anna Granite, non c'è mai venuta e soprattutto almeno pesca un po', magari cerca qualche erba, qualche insetto per fare l'erboristeria. Ecco cosa voglio farle fare, farle leggere dei tomi di erboristeria e quasi quasi le cambierei anche l'aspirazione, vediamo, no, i premi. Oh, 5.000, oh, ma glielo posso comprare? Sì, un premio. Cosa le compro che ormai c'ha tutto? 4.000, facciamo instancabile. Pollice verdissimo, no. Facciamo instancabile. Ma non c'era anche il teletrasporto, no? Quello è solo per chi fa lo yoga. Facciamo instancabile, che credo abbia già. Facciamo instancabile, ok. Dopodiché vorrei vedere se invece che favolosamente ricca le facessi fare l'erborista, fanatica dell'area botanista. Cammina te, questo qui, dai, vediamo se qui c'è già qualcosa. No, consegui il livello 4 di giardinaggio, no. Non abbiamo un giardino così grande, no. Asso della pesca potrei farle fare. O fanatica dell'aria aperta, raccogli 10 piante. Non. Mamma mia, no. Allora ritorniamo su favolosamente ricca, dai. È già al terzo, per cui è già al terzo livello. Ce la fa anche a
a finire il terzo. Bravissima, vediamo se è bastato per terminare l'incarico. Perfetto, incarico completato. Bethany, adesso ti puoi anche svegliare. Dai, il mercato delle pulci. Sì, però non oggi al mercato delle pulci perché abbiamo altri programmi. Vai giù a mangiare, va? Apri e mangiati l'insalata caprese, prendi una porzione. Tu cosa vuoi fare? Hai finito i compiti, tu raccogli un po' di roba, anche tu però hai fame, e come anche, sì. Hai famissima, no, cucina. Simone New ci ha mandato un messaggio. No, non preparare niente, c'è un sacco di roba. In questo momento sento il bisogno di shopping terapeutico. Ti avrebbe di venire con... Ma povero Simone, ma sei morto, amore. Come fai ad andare al mercato delle pulci? Non riposa in pace questo ragazzo. Che non c'ero quando è morto. Vai su a mangiare, perché non puoi, perché c'è tua figlia davanti al frigo, ma adesso se ne va. Forza. Altre scelte, apri e mangiati. Oh, Cassandra si era messa in testa di mangiarsi un intingolo e se l'è preso, sono un testone ste ragazzine. Vai, adesso Anna, tu hai finito tutto, lì ripuliscimi un po' e poi beviti con calma, ti siedi e ti bevi con calma il tuo aperitivo. No, non ti bevi niente perché devi andare in bagno, usa, beviti uno speciale di Anna, bevi e siediti che ti rilassi un pochino. Poi tua sorella si siede vicino a te. Tu fai qualcosa di genitoriale, Giulia. Allora, altre scelte. Genitorialità, sprona lo sviluppo di abilità, sprona a disegnare su un tavolo di attività. E invece lei cosa la puoi spronare a fare? A fare i compiti, perché lei non li ha ancora fatti. Altre scelte, genitorialità, sprona a fare i compiti. Dopo ti fai la doccia, prima sprona tua figlia a fare i compiti e mangiati questo. Dai, spronala su. E mangia questo, poi ti fai la doccia. T'ho detto di spronare tua figlia. Oh, genitorialità, sprona a fare i compiti, vai. Dopo ti fai la doccia. Dov'è finita? Ok. Hai finito di mangiare, vai a spronarla a fare i compiti o l'ha già fatto? No, lei sta andando su dalla sorella. E la invidia anche un po' lei, la sorella, perché non è nata vampira. Tua madre t'aveva o no spronato a usare il tavolo, Cassandra? Ah, non stai bene. Le medicine non le puoi prendere. Ah, facciamo che disegni comunque le forme, lo stesso. Ti voglio togliere quegli occhiali. Rifacciamo il look a Cassandra. Allora, lei ti sta spronando a fare i compiti a meno che tu non li abbia già fatti, no? Ok. Brava Bethany, tu vatti a fare la doccia. Fai la doccia riflessiva, ti viene un po' di ispirazione e con l'ispirazione possiamo, ma che ne so, facciamo ginnastica, allora le facciamo fare una doccia veloce, vabbè, a lei piace tanto far ginnastica, dai, vai, allenamento esercizio.
Energico, Don Rodrigo. Sì, erano loro che stavo fotografando prima. Sto tentando di fare una storia sui Promessi Sposims. Ho già fatto i personaggi, ma è veramente difficilissimo. Cosa? Ok, ho messo ok. No, ma come esce con Don Rodrigo? Non si può. Ma non esiste. Facciamo finta che non l'abbiamo fatto. Tornatene a casa con Don Rodrigo. Ho capito che già sei andata con un vampiro, ma addirittura con Don Rodrigo. E facciamoci sto pranzo con Don Rodrigo, che ti devo dire. Vi dico, sto tentando di fare i Promessi Sposims. Ho già creato tutti i personaggi, Don Abbondio, Don Rodrigo, Renzo, Lucia, Agnese, Perpetua, l'Innominato, il Cardinale Borromeo. Però è veramente difficile fargli fare quello che desidero senza, per esempio, far vedere i fumetti o senza, insomma, non è facilissimo. E vai a mangiare con Don Rodrigo. Io volevo farvi andare in vacanza, ma quando tornerà Anna dal lavoro partiremo per la vacanza. Dai, vai a mangiarti qualcosa, già che hai accettato l'invito, anche se per sbaglio, ma... Oh, guarda, c'è Lorenzo, c'è Madison. No, sì, è Madison. C'è Kevin. Oh, ci sono anche Sean e Audrey. Non è ancora incinta qua Audrey. No. Allora. Giulia, devi stare in costume da bagno in questo ristorante. Questo è il ristorante Seafood Corner che ho creato io, dove si può entrare solo in costume. Ho immaginato un stabilimento balneare un po' di lusso, dove qui ancora si può vedere sopra. È proprio il tipico ristorante sulla spiaggia, tutto all'aperto, riparato però dal vento. E qui ci sono vari tavolini, poi ci sono le cucine, come vedete qua, ci sono le cucine, il bagno per le donne, il bagno per i maschietti, insomma, è una creazione così. A me piace molto questo ristorantino, lo trovo proprio somigliante a quei ristoranti che ci sono nelle località di mare. Ecco qua, mettiamo pure tutto muro, che è più bello da vedere, tanto qui dove si sono seduti lei e Don Rodrigo. Ma tu cosa fai col telefono sempre in mano? Cioè, Don Rodrigo non ti ha fatto ordinare il tavolo, allora sai che c'è, vai a casa e lascia perdere Don Rodrigo. Ecco, vai, vai a casa. Mangi a casa. Anna è già andata al lavoro. Eccoci di nuovo a casa. Qui c'è tutti fuori da casa nostra sono. C'è Dean. Lui chi è? C'è questa Adia che viene a fare ginnastica davanti a casa nostra. Noi siamo in costume da bagno, che mi sembra perfetto. Prenditi da mangiare. No, questa è la doccia. Prenditi qualcosina da mangiare. Va bene, tutti l'intingolo al formaggio. Ok. Tu fino a che ora lavori? A mezzanotte, come al solito, vero? Sì, fino a mezzanotte. Le bimbe, se giocassero un pochino insieme, queste due bambine, che sono due sorelline, si vogliono anche abbastanza bene. Questa l'ho chiamata la casa di Eugenio, che è il papà, infatti sembra un po' una casa da vampiro, no? Un castello un po' misterioso, vampiresco. Gioca con le bambole, consorta. Vai, Bethany, a giocare con tua sorella.
Tu mangia qualcosina, dopodiché ti vai a fare la ginnastica, cosa che dovevamo fare quando abbiamo sbagliato ad accettare l'appuntamento con Don Rodrigo. Ok, vediamo le bimbe che familiarizzano. Beh, già si conoscono bene, però. Io vorrei cambiare lei, però. Vorrei proprio cambiare lei. Facciamolo. Per non disturbarla più di tanto, facciamo così. Facciamo un bel testing cheats. Non che cambio tutto, cambio solo vestiti e tolgo gli occhiali, non è che la cambio, quindi non faccio il Castful Edit Mode. Faccio solo il testing cheats perché invece di mandarla davanti a un armadio o davanti a uno specchio, così la faccio modifica in casa. E scegliamo dei vestiti per questa bimba e togliamole gli occhiali. No, perché i bambini con gli occhiali a me piacciono molto, però non con quegli occhiali che le hanno messo. Ok, questo qui sarebbe l'abito quotidiano. Beh, è carino, però magari cambiamo le scarpe. Mettiamoti o dei sandali, visto che è estate, mettiamo i sandali. Vuoi gli occhiali? Se vuoi gli occhiali te li metto, Gioia, eh? Però mettiamo un paio di occhiali rosa, non ci sono, questi qui sono troppo grandi. Mettiamole questi. Eccola. Lei no, è una creativa, ci sta anche che abbia gli occhiali. Poi le aggiungerò i vestiti fuori registrazione. Come elegante le mettiamo, dai, che accostamento di colori mi hanno fatto, scusa, eh? Voglio dire, non hanno molto gusto nell'accostamento di colori. Perché non mi cambi gli abiti? Che succede? Si è bloccato tutto? Fantastico. Volevo. Ecco. Oh, come funziona bene. Dai, fine. Ok. Se no qua mi si blocca tutto. Mi succede così spesso. Adesso salvo tanto per essere sicura che non mi salti tutto. Poi facciamo un salto a Granite e poi chiudiamo la puntata su Granite Falls. Perché non so, tanto per cambiare, non ho messo il timer. Eccoci tornati. Le due bimbe stanno giocando. Io mi sono accorta che in realtà sto giocando da più di 40, sto filmando da più di 40 minuti, per cui credo che a Granite Falls ci andremo la prossima puntata. Lasciamole giocare, Bethany e sua sorella. E vi saluto, ragazzi. Ciao a tutti e alla prossima puntata. Ciao ciao!